Questa è la storia di una delle missioni più controverse della Seconda Guerra Mondiale. Nell'ottobre del 1942, Monty Woodhouse, studioso, diplomatico e soldato, viene paracadutato in Grecia con il compito di scatenare un inferno. Accompagnato da un consistente gruppo di partigiani, riesce a mettere a punto una delle missioni più spettacolari dell'intera guerra. Woodhouse, però, scatena anche qualcos'altro. I suoi partigiani cadono in una lotta interna che alla fine sfocia nella guerra civile. È una guerriglia che lui stesso ha aiutato ad armare, che destabilizza la Grecia per decenni e porta migliaia di morti. È il giusto prezzo da pagare nel tentativo di sconfiggere i nazisti. O la missione si spinge troppo oltre. Nell'aprile del 1941, l'esercito tedesco invade la Grecia. Le truppe britanniche dislocate nel paese capiscono che la battaglia è iniziata. Distruggono il proprio equipaggiamento e si danno alla fuga. Fra coloro che si imbarcano per evacuare c'è un improbabile soldato. Monty Woodhouse. Monty Woodhouse un giorno sarebbe diventato uno dei più eroici ufficiali delle forze speciali della Seconda Guerra Mondiale. Cosa difficile da credere, viste le sue origini. Woodhouse nasce nella ricchezza. Figlio di un aristocratico britannico. Riceve la sua educazione al Winchester College, il più vecchio collegio della Gran Bretagna, noto per il suo splendore accademico. Terminati lì gli studi a pieni voti, Woodhouse passa al New College di Oxford, dove si concentra sulla letteratura classica. Lo storico militare britannico Michael Foote è amico della famiglia Woodhouse e un esperto delle forze speciali. Conoscevo e ammiravo Monty Woodhouse dal 1933. Eravamo nello stesso college a Oxford, dove è stato protagonista di una serie di successi accademici. Era il primo in tutti i corsi, ha vinto molti premi. Quello di Monty è un mondo raffinato ed è in questo mondo che programma di vivere. È destinato a una carriera nell'Accademia Britannica. Secondo la sua autobiografia, prevede di condurre una vita gradevole insegnando Platone e Aristotele. Lo scoppio della guerra, però, cambia tutto. Monty Woodhouse si arruola. E così, nel 1941, questo erudito ragazzo è solo uno dei tanti soldati che sbarcano in Egitto. Il Cairo, nell'estate del 1941, è un posto divertente ed è gremito di oltre 500.000 di soldati britannici e del Commonwealth. Nella città alloggiano anche migliaia di amministratori,
e un esercito di segretarie che lavora nel quartier generale britannico. La vita nella capitale egiziana è ben lontana da quella sul fronte. Non ci sono raid aerei, né blackout. Gli ufficiali alloggiano in alberghi di lusso e passano il loro tempo facendo giri turistici, shopping e divertendosi. Per Monty Woodhouse, però, la vita sfarzosa del Cairo non dura a lungo. Cattura l'attenzione del console britannico ad Atene e viene selezionato per un compito speciale. Il console generale britannico ad Atene, Sebastian, faceva parte dell'SOE. Penso che Woodhouse fosse l'uomo di cui avevano bisogno e lo reclutò. L'esecutivo operazioni speciali, o SOE, viene creato nell'estate 1940, quando l'avanzata di Hitler in Europa sembra inarrestabile. L'SOE ha il compito di portare avanti una guerra segreta e di allestire e organizzare un esercito di resistenza dietro le linee nemiche. L'organizzazione nasce da un'idea di Winston Churchill. Dopo aver visto con i suoi occhi la guerriglia della guerra boera, è convinto che possa funzionare contro i nazisti. Vuole che l'SOE incendi l'Europa. Fino ad allora, però, l'organizzazione ottiene pochi risultati per i suoi sforzi. Subisce gli attacchi dell'agenzia rivale, l'MI6, che la ritiene piena di dilettanti che gestiscono le missioni in maniera incompetente. L'SOE ha un disperato bisogno di conseguire successi. Forse è Woodhouse l'uomo che può permetterglielo. O perlomeno sembra avere le qualità che l'SOE sta cercando. Sveglio, prima di tutto. Sagace. Piuttosto abile con le dita, di ottima discendenza, cosa che al tempo contava molto. Coloro che lo pensano oggi ritengono quest'ultima qualità fondamentale per i cavalli da corsa. Di sicuro Woodhouse corrisponde al profilo, ma prima l'SOE deve vedere di che pasta è fatto. Così viene mandato a Creta. L'isola è occupata dai tedeschi dal 1941. A Woodhouse viene ordinato di andare dietro le linee nemiche. Il suo compito è di evacuare i soldati britannici che sono scappati o hanno eluso la cattura, ma che adesso sono intrappolati sull'isola. Deve inoltre raccogliere informazioni e valutare la possibilità di una resistenza attiva. Per Woodhouse è un'esperienza impegnativa. Le comunicazioni con il quartier generale a Il Cairo sono una sfida continua. E l'inverno fra le montagne di Creta è molto rigido. Con la modestia che lo caratterizza, Woodhouse dice che l'esperienza gli insegna a cibarsi di lumache, erba di montagna e ghiande. Ma acquisisce anche un'abilità fondamentale. Vivere in territorio nemico senza essere scoperto. Woodhouse supera il suo primo test. Adesso è pronto per qualcosa di più ambizioso. L'SOE sta progettando una delle sue operazioni più pretenziose fino ad ora, conosciuta con il nome in codice Harling.
Nell'estate del 1942, il Nord Africa è il principale teatro di guerra della Gran Bretagna. L'ottavo esercito britannico viene colpito dal brillante feldmaresciallo tedesco Erwin Rommel. La chiave del successo di Rommel sembra essere il costante flusso di munizioni, che partendo dalla Germania attraversano i Balcani e la Grecia fino ad arrivare in Nord Africa. L'operazione Harling è un piano per spezzare la catena di rifornimenti. Perché ciò avvenga, è necessario distruggere la principale linea ferroviaria della Grecia. Questo è il compito assegnato a Monty Woodhouse. Prima Woodhouse deve imparare a lanciarsi con il paracadute. Viene immediatamente mandato a un corso di 2 giorni nel deserto fuori il Cairo. Ed è lì che conosce il comandante della missione, Eddie Myers. Mentre per Woodhouse essere un soldato è qualcosa di nuovo, Myers lo è fino al midollo. Myers, a Il Cairo, era diventato generale di brigata e doveva controllare gli ingegneri. I due uomini, però, hanno una formazione molto simile. Lui e Woodhouse provenivano da quella che oso chiamare la vecchia classe ufficiale e andavano perfettamente d'accordo. Sapevano cosa dovevano e non dovevano fare ed erano sulla stessa lunghezza d'onda. Il legame fra Woodhouse e Myers sarà utile a entrambi nei mesi a venire e i due diventano amici per la vita. Il 30 settembre 1942, Woodhouse sale a bordo di un Liberator dell'aviazione militare britannica. Ricorderà per sempre quel volo. Abbiamo volato dal deserto egiziano fino oltre il Cairo. In Egitto una coccinella mi si era posata addosso e ne sono stato grato per tutta la traversata in aereo. Woodhouse e la sua squadra si stanno dirigendo verso l'ignoto. Mi sono detto che sarebbe andato tutto bene se la coccinella fosse stata ancora lì una volta atterrati in Grecia. Nel gruppo c'è anche Themistocles Marinos, un ufficiale greco dell'isola di Zante. Per lui, come per Woodhouse, è la prima missione di quel genere. Faceva freddo, molto freddo. Non bastava indossare soltanto la nostra attrezzatura speciale. Usavamo anche delle coperte. Nonostante ciò, l'umore a bordo è ottimo. C'era la luna piena. E riuscivo a vedere l'intera Grecia. Persino il lato del mare Ionio e la mia isola. Era una vista fantastica. Spaziava dalla Turchia fino al lato opposto, come sulla mappa. Woodhouse si lancia nel cielo notturno e atterra sul terreno roccioso e boscoso del Monte Giona, nella Grecia centrale. Il suo talismano è sopravvissuto. Sono atterrato. Mi sono tolto l'imbracatura e all'interno ho visto la coccinella. L'ho tenuta il più a lungo possibile. Allestiscono velocemente un campo base. Woodhouse e la sua squadra vivono in caverne e si sfamano con ciò che trovano. Nel giro di qualche settimana viene scelto l'obiettivo del sabotaggio.
il ponte di Gorgopotamos. Un prodigio dell'ingegneria greca del XX secolo. Sette campate sostenute da piloni di roccia e acciaio. Il viadotto è lungo 200 metri e da un'altezza di 32 sovrasta un fiume ruggente. È un ponte mastodontico ed anche molto ben protetto, con 40 soldati italiani che lo sorvegliano da entrambi i lati. Ma c'è di più. In una guarnigione vicina, gli italiani hanno un treno corazzato che può portare 100 soldati al ponte in pochi minuti. È semplicemente troppo per i soli 12 uomini dell'SOE. Per riuscire, devono ottenere l'aiuto dei partigiani locali. Il problema è che non hanno idea di chi siano e di dove trovarli. Woodhouse e la sua squadra sono stati mandati in Grecia con scarsissime informazioni sui gruppi di resistenza del paese. Per Woodhouse c'è solo una cosa da fare: andare a cercarli. Così l'aristocratico britannico, accompagnato da un mulo e da un pastore greco canterino chiamato Barbanico, si incammina verso le montagne della Grecia. Nessuno di loro ha idea di dove stiano andando o di che cosa stiano cercando. Anche Eddie Myers sottovaluta la missione e concede a Woodhouse solo 24 giorni per tornare con più uomini. Non si rese conto che in Grecia non si guida sulle autostrade, ma si cammina sulle montagne, che è quello che feci io. Ma Monty Woodhouse, che adesso sfoggia una lunga barba, è più che pronto alla sfida. Woodhouse era davvero un ottimo alpinista. Certo, non l'aveva mai fatto durante la sua vita, ma lui era forte e molto veloce a camminare in montagna. Ma soprattutto era il numero uno, anche fra i guerriglieri. Insomma, nessuno era alla sua altezza. Dopo aver marciato per diversi giorni, Woodhouse fa una scoperta. In un remoto villaggio di montagna incontra Napoleon Zervas. Zervas è un generale greco in pensione, al comando di un gruppo di resistenza chiamato EDES, Unione Nazionale Democratica Greca. Dietro la sua apparenza gioviale si nasconde una tagliente mente militare. Aveva un volto veramente simpatico. Era aperto ed estroverso. Poi aveva anche un gran senso dell'umorismo, però era anche un ottimo soldato e un eccellente patriota. Zervas accoglie Woodhouse con entusiasmo. Le prime parole che mi disse furono: Kalostan Evangelon, benvenuto, angelo portatore di buone notizie. Allora capii che lì avevo un amico. Napoleon Zervas acconsente immediatamente a prestare il suo aiuto per l'assalto al ponte di Gorgopotamos. Ma può offrire soltanto 50 uomini. A Woodhouse ne servono di più. Di ritorno verso le montagne, Woodhouse riesce a mettersi in contatto con Aris Velocutis. È il capo di un altro gruppo di partigiani, chiamato Elas. Come capo della guerriglia è molto abile, ma la sua reputazione è terribile. Lui era l'opposto della simpatia.
Era molto duro. Una persona piuttosto crudele. Direi persino sadico. Per lui uccidere qualcuno non significava niente. Gli uomini di Aris appartengono a diverse correnti politiche, ma il gruppo è sotto la guida dei comunisti e Aris è uno di questi. E come si sa, i comunisti mangiano i bambini. Mi resi conto di avere a che fare con un'organizzazione molto dura, ma avevamo bisogno di Aris per la nostra operazione, perché la squadra di Zervas da sola non era abbastanza. Il problema per Udaus è che Aris e Zervas sono nemici giurati, dalle opinioni politiche molto diverse. Si odiano l'uno con l'altro tanto quanto odiano i tedeschi. Ma in questa occasione la loro rivalità gioca a favore di Udaus. Quando Aris viene a sapere del piano di far saltare il ponte, decide che il merito non debba ricadere tutto su Zervas. Il coinvolgimento in una missione così rischiosa potrebbe essere un'ottima pubblicità per il suo gruppo. Offre a Udaus 100 dei suoi uomini dell'Elas. Udaus torna trionfante da Eddie Myers. Quando ritornai, era passata da poco la mezzanotte. Eddie guardò il suo orologio e scherzando mi disse: «Sei in ritardo di un quarto d'ora». Il che, dopo aver viaggiato fra le montagne per 24 giorni, era piuttosto divertente. Con 150 greci a rafforzare i sabotatori britannici, l'operazione può avere inizio. Alle 23 del 25 novembre 1942, Udaus, Myers e i guerriglieri raggiungono l'obiettivo. Il piano è di eliminare le difese italiane da entrambi i lati del ponte, prima di farlo esplodere da sotto. Le forze italiane, però, oppongono una certa resistenza. Il prolungato scontro a fuoco allarma la guarnigione italiana, che si prepara all'attacco. Il treno corazzato viene portato velocemente sui binari. Ed è qui che entra in azione Themis Marinos. Il mio compito era di bloccare il treno con i rifornimenti. Il compito di Themis consiste nello spezzare le rotaie usando due piccole cariche di demolizione. Riesce a rompere i binari, ma i suoi problemi non sono finiti. Il treno si fermò ed era pieno di italiani. C'era con me un gruppo di 15 guerriglieri Elas. E quando il treno si fermò, iniziarono a fare fuoco. Mentre Themis e i guerriglieri dell'Elas si battono per tenere lontani gli italiani, la squadra di demolizione si mette al lavoro. Scende il dirupo e arriva ai piedi del viadotto. Il piano era di neutralizzare le difese italiane prima di posizionare gli esplosivi. Ma adesso non è più possibile. Con il fiume che ruggisce accanto a loro e il combattimento che si protrae sopra le loro teste, gli esperti degli esplosivi si mettono all'opera. Meticolosamente posizionano 227 kg di PHE, un esplosivo al plastico ultraleggero, ideato dall'SOE. Alla fine, le cariche sono in posizione.
basteranno a far saltare il ponte. Ci fu un'incredibile visione dei binari in acciaio che volavano in aria per poi schiantarsi a terra. Il ponte di Gorgopotamos è crollato, completamente distrutto. La squadra dell'SOE e i suoi partigiani non subiscono alcuna perdita. Ricordo perfettamente che ci siamo presi per mano e abbiamo danzato in cerchio mentre cantavamo un inno greco. Siamo tornati a casa trionfanti. L'operazione è un enorme successo per Woodhouse e i suoi compagni. Ma come spesso accade, c'è un prezzo da pagare. Gli italiani presero, credo, 15 o 16 abitanti del villaggio, persone completamente innocenti, e li portarono al ponte. Li fecero sedere e poi spararono. Non so cosa avremmo potuto fare. A Londra, nel quartier generale dell'SOE, non ci sono dubbi. Per loro, la distruzione del ponte è un trionfo. Rimane inutilizzato per 6 settimane mentre i tedeschi lo riparano. Michael Foot crede che l'effetto che ha avuto sul morale greco sia ancora più importante. Fu una spinta per i greci che iniziarono a credere di poter reagire. E credo sia stata una delle cose più importanti che l'SOE abbia mai fatto. Molte delle nazioni invase dalle forze tedesche dal 1939 fino al 40-41, che erano state sottoposte a forti umiliazioni militari, sentirono di poter rispondere. Erano a terra, ma non del tutto fuori gioco. L'alto comando dell'SOE vuole continuare così. Ai suoi occhi, Woodhouse e i suoi partigiani sono pronti a incendiare l'Europa. La realtà sul campo, però, è ben diversa. Woodhouse e l'SOE stanno per entrare in una controversia che risuona ancora oggi. Al suo centro ci sono Aris e i suoi combattenti dell'Elas. Nel febbraio del 1943, Woodhouse si imbarca in una missione ad alto rischio per raccogliere informazioni ad Atene. Ha bisogno di sapere con esattezza chi è al comando dell'Elas. La città pullula di truppe dell'asse. Woodhouse evita 2 volte la cattura ed entra in contatto con l'alto comando dell'Elas. Ciò che scopre è preoccupante. I comunisti hanno un piano che va ben oltre lo sconfiggere i tedeschi. Vogliono entrare in azione dopo la guerra. L'obiettivo è monopolizzare la resistenza greca. Hanno intenzione di preparare armi e uomini e alla fine della guerra fare un colpo di Stato per prendere il controllo del paese e trasformarlo in comunista. Woodhouse è sbigottito.
L'SOE può veramente avere a che fare con gente come Aris Velocutis e Lelas. Woodhouse confida a Eddie Myers i suoi timori, che vengono tempestivamente comunicati al quartier generale dell'SOE. È chiaro che qualsiasi cosa facciamo, non possiamo impedire a Lelas di continuare a lavorare per raggiungere il suo scopo di un eventuale controllo della Grecia. Personalmente, temo un colpo di Stato da parte dell'Elas. Quando viene ricevuto dall'SOE a Londra, il messaggio provoca agitazione. L'alto comando dell'SOE si trova ad affrontare un serio dilemma. Politicamente, l'Elas è estremamente pericoloso e l'idea di lavorare con i comunisti greci svanisce davanti agli occhi della politica estera britannica. Gli uomini di Aris, però, sono i migliori combattenti partigiani della Grecia. L'SOE ha bisogno di loro se vuole avere un impatto sul paese. Cos'altro c'era da fare? Non si poteva abbandonare una nazione lasciando che i tedeschi la prendessero indisturbati. L'SOE doveva andare avanti a prescindere da ciò che accadeva in quel periodo e concentrarsi sugli avvenimenti del posto. Nella primavera del 1943 viene presa una decisione. L'alto comando degli alleati stabilisce che i partigiani greci giocheranno un ruolo importante nel prossimo passo della strategia. A Woodhouse viene ordinato di continuare a lavorare con l'Elas. I militari britannici iniziano a mettere insieme i rifornimenti destinati alla Grecia. Attrezzature mediche, cibo e armi avrebbero armato i comunisti. Nell'estate del 1943, l'Elas pullula di armamenti militari britannici. Diviene una formidabile forza di combattimento. È esattamente ciò di cui l'SOE crede di aver bisogno in quel momento. Ormai le sorti della guerra in Nord Africa si sono capovolte. Dopo le prime vittorie, il feldmaresciallo tedesco Rommel è in fuga. Obbligato a indietreggiare dal generale britannico Montgomery e dal generale americano Eisenhower. Viene respinto fuori dal Nord Africa. Gli alleati adesso possono prepararsi per il prossimo passo della guerra, nonché uno dei più rischiosi. Lo sbarco in Sicilia. Con il nome in codice di Aschi, la pericolosa impresa tratta la spedizione di migliaia di truppe attraverso il Mediterraneo per sbarcare su spiagge nemiche pesantemente difese. La chiave del successo sta in un raggiro. Gli alleati hanno in programma di attirare le truppe dell'asse fuori dall'Italia, convincendo Hitler che sta per avvenire un'invasione in Sardegna o in Grecia. All'SOE viene ordinato di avviare una campagna di sabotaggio in Grecia, che apparirebbe come il preludio di un attacco. I partigiani greci diventano così parte integrante dello sforzo bellico degli alleati. Woodhouse ed Eddie Myers si mettono al lavoro.
ideano un piano chiamato Operation Animals, che assegna ai guerriglieri greci l'eliminazione di tutte le linee di comunicazione. Strade, linee telefoniche e ferrovie vengono distrutte in tutto il paese. Viene designata la distruzione di un altro ponte. Questa volta quello di Asopos. L'Elas si impegna a unirsi all'operazione. Ma appena l'SOE inizia la pianificazione dettagliata dell'incursione, l'organizzazione ritira il suo supporto. Improvvisamente dichiara che la missione è troppo pericolosa. Così, in netto contrasto con il trionfo dell'assalto a Gorgopotamos, la Sopos viene fatto esplodere soltanto da 4 agenti britannici. Diventa evidente che non ci si può più fidare dell'Elas. Woodhouse è costretto a una costante lotta per una collaborazione. Ma deve continuare a lavorarci insieme se vuole raggiungere lo scopo dell'SOE. Ero distrutto. Avevo detto che avremmo fatto del nostro meglio e così è stato. Ma in maniera molto più difficile di quanto avessi immaginato. L'unico modo per mantenere l'Elas dalla propria parte è fornirle più armi. È una strategia pericolosa, ma funziona. Due delle migliori divisioni di Hitler vengono mantenute in Grecia, colpite da un'ondata di danneggiamenti. L'invasione della Sicilia può continuare. Invasion operations began from the beaches of the Axis Sicilian stronghold, and which will go forward until Italy and then Germany lay down their arms with unconditional surrender. Nell'agosto del 1943, la Sicilia è in mano agli alleati e il regime del dittatore italiano Mussolini crolla. In Grecia, però, i problemi di Woodhouse stanno per peggiorare. Con gli italiani fuori dalla guerra, accetta la resa di un'intera divisione. Ma ciò che ne consegue è un disastro. Gli italiani acconsentono a cambiare parte e il piano è di disseminarli fra tutti i gruppi partigiani intenzionati a combattere i tedeschi. Ma l'Elas ha altre intenzioni. Iniziò ad andare male quando distribuimmo gli italiani nei piccoli villaggi della zona. Accadde ciò che avevo temuto. I comunisti li disarmarono. Il massiccio apporto di armi degli italiani in mano ai comunisti cambia l'equilibrio di potere. Unito alle armi fornite dalla Gran Bretagna, danno ad Aris la potenza di fuoco per attaccare l'amico di Woodhouse, Napoleon Zervas. L'Elas lancia violenti attacchi agli uomini di Zervas disseminati in tutto il paese. Zervas sopravvive. Ma Woodhouse si trova di fronte alla dura realtà che i partigiani non stanno più combattendo contro i tedeschi, bensì gli uni contro gli altri. Woodhouse, l'uomo che conosce i partigiani meglio di chiunque altro, adesso è profondamente turbato. Convinto che i comunisti stiano pianificando un colpo di Stato, comunica immediatamente le sue preoccupazioni a Londra. Concludo le mie considerazioni sull'Elas, sottolineando le osservazioni espresse nei messaggi di marzo.
Lo scopo primario dell'ELAS è il controllo del suo paese durante e dopo la guerra. Quello secondario è l'espulsione dei tedeschi. Udaus teme che quando i tedeschi si ritireranno dalla Grecia, lasceranno un vuoto di potere che i comunisti potranno sfruttare. I suoi resoconti dell'epoca sono una terribile testimonianza delle debolezze politiche della Grecia. La posizione militare al momento è l'opposto di quando siamo arrivati nell'ottobre del 42. Allora un gruppo di ribelli impedì al nemico la completa occupazione della Grecia. Adesso un gruppo di nemici impedisce ai ribelli la completa occupazione della Grecia. Udaus richiede alla Gran Bretagna l'invio di più truppe, credendo che sia l'unico modo per evitare il caos totale. Tutte le truppe britanniche, però, sono impegnate a combattere in Italia o a preparare l'invasione degli alleati in Francia. La richiesta di Udaus viene respinta. Nel settembre del 1944, la Germania inizia finalmente la sua ritirata dalla Grecia. Ha depredato la nazione delle sue provviste e causato una carestia lunga 4 anni. Sono morti circa 1 milione di civili, molti di fame. Quasi tutti gli ebrei della popolazione sono stati radunati e portati a morire nei campi di sterminio in Polonia. I greci hanno pagato un duro prezzo, ma alla fine sembrano liberi. These are pictures of the people of Athens giving British troops that tremendous welcome. The Greeks gave their allies one of the greatest ovations ever witnessed in this war. L'ELAS e una piccola forza armata britannica arrivata per la liberazione condividono il trionfo. Questa dimostrazione di unione, però, dura ben poco. Nel giro di poche settimane, le peggiori paure di Udaus diventano realtà. Può solo rimanere a guardare mentre l'ELAS mette in atto un colpo di Stato e tenta di conquistare il potere ad Atene. British soldiers, comrades of the men who fought with Greeks against the Hun, are here engaged in fighting those same men. Airborne troops occupying a rooftop position fire their machine gun into a street of Athens to prevent the movement of ELAS forces. L'esercito britannico è obbligato a combattere i suoi ex compagni, molti dei quali sono stati armati dall'SOE. Il colpo di stato dell'ELAS viene infine represso, solo per essere seguito un anno più tardi da una guerra civile che durerà 3 anni. Cinquantamila greci vi rimangono uccisi. Il paese si stabilizzerà soltanto sotto il dominio militare. Il Partito Comunista viene bandito. La politica del dopoguerra greco non si può definire un trionfo della democrazia. La missione di Udaus in Grecia finisce nel gennaio del 1945. Ci si domanda ancora che cosa abbiano ottenuto lui e l'organizzazione dell'SOE.
La distruzione del ponte di Gorgopotamos è stata spettacolare e ha davvero rialzato il morale della nazione. Ma in seguito emergerà che l'operazione è avvenuta con un mese di ritardo per poter avere effetti sulla guerra in Nord Africa. Il rapporto ufficiale delle operazioni dell'SOE in Grecia dichiara che i ribelli hanno causato 25.000 perdite fra le truppe dell'asse. 150 locomotive vengono danneggiate e 100 ponti fatti saltare in aria. Alcuni, però, credono che queste conquiste dell'SOE siano esagerate e che la guerra civile alimentata dalle armi britanniche sia stata un prezzo troppo grande da pagare per queste azioni. Nessuno è più consapevole di Woodhouse delle falle nella politica dell'SOE. In seguito dichiara: l'handicap principale dell'SOE in Grecia è stato nelle scelte direttive, non nelle azioni militari. Dopo la guerra, Woodhouse torna alla sua vita nell'alta società britannica. Diventa diplomatico, politico e autore. Ma conserva anche una fedeltà alla Grecia e al lavoro che vi ha compiuto. Per il 10° anniversario della distruzione del ponte di Gorgopotamos, abbiamo allestito una cerimonia nel sito dell'operazione. È stato un grande avvenimento al quale hanno partecipato ministri del gabinetto e generali. Guardando alla sua eroica missione diventata così controversa, Woodhouse conclude che ogni tentativo di contrastare i nazisti è di grande valore. Due vecchietti, che non avevamo mai visto in vita nostra, vennero da me ed Eddie e ci dissero: dobbiamo ringraziarvi per ciò che avete fatto per noi. Erano due ebrei. Eddie, piuttosto impacciatamente, disse: beh, temo che non abbiamo fatto poi molto. Non abbiamo fatto niente per voi. E uno dei due ha risposto: non preoccupatevi, c'eravate. Questo lo toccò molto e commosse anche me. Monty Woodhouse è morto nel 2001. A questo improbabile soldato è stato conferito uno dei più grandi onori militari: la medaglia al Distinguished Service Order per il suo coraggio.